stiamo per rinnovare la convenzione con il CONI, convenzione che finirà ad agosto 2012, data entro la quale noi ci siamo impegnati a mettere a bando le nostre strutture della legge 219 e affidarlo per affidarle ai privati. Andremo poi ad esercitare una funzione di controllo e monitoraggio delle garanzie che chiederemo in convenzione. Quindi questo farà sì che il servizio in effetti sulle strutture del comune e sui beni del comune sarà un servizio utile e di qualità. Stiamo in un'interlocuzione molto intensa con la regione per avere il rinnovo del comodato d'uso che normalmente dovrebbe scadere nel 2014, ci siamo anticipati in modo tale che possiamo procedere a un progetto di finanza per il rinnovo e la riqualificazione del collana. Nelle municipalità avremo capillarmente assieme agli URPA dei punti dedicati che sono i punti Informa Giovani, dove i giovani avranno un front office con l'amministrazione e l'amministrazione si farà promotrice di percorsi di orientamento e anche di ricerca del lavoro, stipulando degli accordi con le associazioni di categoria e con i sindacati per garantire ai giovani una rete. Stiamo lavorando a un incontro internazionale importante che porterà a Napoli circa 1.000-1.500 giovani, perché Napoli intanto si conferma la città più giovane d'Italia. Noi vogliamo riscoprire e valorizzare questa realtà e vogliamo che Napoli diventi in Europa il punto di aggregazione per i giovani. Stiamo cercando di rinnovare il protocollo d'intesa con la questura e con le altre, con la ASL, per favorire appunto la rete e la protezione, percorsi di protezione e di tutela delle donne violentate. La Giunta ultimamente ha deliberato la famiglia anagrafica, cioè in effetti abbiamo inteso colmare un vuoto di diritti applicando una legge dell'89 che finalmente diventa effettiva, nel senso che riconosce come famiglia anagrafica anche quella basata sul vincolo affettivo. Abbiamo fatto un passo avanti sull'approvazione del testamento biologico che spetta al governo centrale, ma era nella competenza dell'amministrazione deliberare la dichiarazione anticipata di volontà, nel senso che il soggetto si potrà recare presso gli uffici anagrafici del comune e là depositare la propria volontà in materia di testamento biologico, quindi dalla donazione d'organo all'accanimento terapeutico, eccetera.